Produrre energia, percorso fattibile con le comunità di energia rinnovabile, organismi ai quali possono aderire tutti, anche i piccoli comuni, e per i quali sono a disposizione ingenti somme dal PNRR di comunità energetiche, si è parlato a Lanciano in un convegno che ha visto la presenza degli ordini degli architetti, commercialisti, di associazioni che operano per la tutela ambientale, di Federcasalinghe, di amministratori locali e tecnici. Ma che cosa sono le comunità energetiche? Sentiamo l'architetto Michele Menna. La comunità energetica è un insieme di persone, è un insieme di società, un insieme di comuni, un insieme di enti che condividono la propria energia prodotta e quindi scambiano energia in un'associazione che può essere costituita da privati, ma principalmente l'obiettivo è quello di coinvolgere i comuni e i cittadini insieme, pubblico, privato, amministratori e amministrati. Sicuramente parliamo di energia rinnovabile, spesso si confonde l'energia rinnovabile con i pannelli fotovoltaici solamente, invece parliamo anche di biogas, parliamo di eolico, parliamo di tutte quelle energie che vengono prodotte con sistemi green. L'incontro è stato promosso dalla Ecolan, il presidente Massimo Ranieri. Noi supportiamo i comuni su tutti i fronti e quindi vogliamo dare una mano anche per costruire queste comunità energetiche nei piccoli comuni. Ecolan comunque sta investendo sulle energie rinnovabili, tant'è che abbiamo presentato un progetto per la digestione anaerobica, quindi sfruttamento del biogas dalla Forsu. Siamo in graduatoria per i finanziamenti del PNRR al 16° posto in Italia, speriamo di essere finanziati e altri investimenti riguardano il fotovoltaico, quindi sempre energie rinnovabili. Comunità energetiche sì, dunque, la normativa europea le prevede e una legge regionale le agevola. Sentiamo l'assessore Nicola Campitelli. Noi come Regione Abruzzo siamo assolutamente all'avanguardia rispetto a questo tema. Siamo una delle primissime regioni d'Italia ad aver approvato già diversi mesi fa la norma proprio per favorire la nascita delle comunità energetiche. Siamo assolutamente in pole position per ricevere un finanziamento importante da parte del Ministero della Transizione Ecologica di 94 milioni di euro proprio per sviluppare le comunità energetiche e il sistema di autoconsumo collettivo. Noi crediamo in questa forma di produzione e di consumo di energie ovviamente da fonte rinnovabile, dove i cittadini possono mettersi insieme e consumare l'energia green prodotta.